Nella sua carriera ha potuto contare sul sostegno di altre donne oppure ha dovuto combattere in un mondo di soli uomini? No, perché eravamo veramente molto poche. E sostegno no, da altre donne no, perché non c'erano, quindi era impossibile. Però non devo dire che non è che abbia combattuto contro gli uomini, nel senso che non è stata questa la mia esperienza. Forse perché io lavoravo in Banca d'Italia, dove il merito, la cultura del merito è veramente molto diffusa e dove la carriera si fa per esami fino al grado di dirigente. Esami anonimi. Quindi devo dire francamente, l'ho già detto anche in altre occasioni, per quanto mi riguarda, io non ho personalmente avuto delle esperienze negative nel rapporto con gli altri uomini, sia come colleghi, sia come superiori, sia come persone esterne alla banca. Nel suo intervento ha elencato 7-8 punti fondamentali per una buona governance. Qual è secondo lei, secondo la sua esperienza, l'aspetto più importante? Guardi, mi permetta di dire che secondo me sono tutti ugualmente importanti, ma se c'è una cosa a cui io tengo in modo particolare, premessa che sono tutti importanti, è avere un flusso informativo tempestivo e completo, perché è uno degli aspetti fondamentali per assumere decisioni consapevoli, e le decisioni consapevoli sono quelle che fanno il futuro di un'azienda. Cosa pensa di Progetto Donne in Futuro, l'iniziativa dell'avvocato Cristina Rossello per sostenere il ruolo delle donne nell'economia? Beh, senza piaggerie, assolutamente, penso che sia una delle iniziative molto utili all'interno del nostro Paese, perché il nostro Paese ha fatto grandi progressi, ma bisogna stare molto attenti a non fare passi indietro e quindi investire nelle donne, investire nella capacità delle donne di sapere esprimere bene tutti le loro competenze, i loro talenti e continuare a dare un senso al futuro della donna. Ecco, io credo che sia una cosa molto importante su cui non posso che formulare il mio applauso.